Francesca Calvelli era stata con noi l'anno scorso, voi non c'eravate, o forse no, mi pare che nessuno di voi ci fosse. E con lei Francesca Calvelli è adesso diventa rossa, ma secondo me diciamo una delle più importanti montatrici del cinema mondiale. Lo dico perché ne sono profondamente convinto. E che in questo caso ha lavorato con, non solo in questo caso naturalmente, con Saverio Costanzo, e ringrazio e do il benvenuto a Saverio. Abbiamo cominciato, Francesca, la prima cosa che mi ha detto in questo particolare episodio, poi abbiamo fatto altri film insieme, in questo in particolare mi ha detto: io voglio soltanto che tu mi dica. No, noi ci siamo detti proprio la prima fase, io seguo solo quello che mi dici tu, no? Di pancia, Anche cioè proprio quello se... che diceva lui, proprio di istinto, ecco, io mi ricordo proprio questa cosa, e lui diceva qua, questo, Sì, perciò abbiamo una destrutturazione proprio di di pancia, cioè istinto. cosa vogliamo, cosa abbiamo bisogno di sentire, di vedere, di... Cioè non era poi non è facile perché qui ci sono, non è solo una storia destrutturata, ci sono tre epoche diverse e dei protagonisti che cambiano nel corso del film, quindi dovevamo essere all'inizio cercare di chiarificare pur mantenendo l'originalità della cosa che aveva pensato Saverio, cioè destrutturando ma cercando di aiutare nella comunità. Rispetto al ritmo, in effetti, qua abbiamo proprio tentato di dare, ed è un altro azzardo del film, di cambiare ritmo all'interno dello stesso film, cioè di cambiare ritmo filmico. Cioè il film, raccontando di tre epoche, cerca un po' di essere una montagna russa per lo spettatore. Anche lì è un grosso challenge, cioè lo spettatore deve stare a un gioco abbastanza perverso. Cioè, abbiamo scelto di raccontare ciò che Giordano racconta all'inizio del libro a metà film, diciamo, inserendolo in una festa. Perciò abbiamo attraversato tre epoche, cioè abbiamo cominciato con il 91, siamo andati indietro nell'84, dalla bambina che scia e dalla festa del bambino, che in quel caso era come se la festa del bambino fosse spettatrice dell'accadimento dell'84 alla ragazzina e dell'abbraccio dei ragazzini del 91, e siamo usciti nel 2001. L'esperienza è stata di una libertà assoluta, forse il film in assoluto in cui sia io parlo per me, perché poi non so Saverio, ma credo anche per Saverio, in cui siamo andati più liberi che in altri film. Veramente un film fatto molto per associazioni visive, emotive, sonore, quindi in questo senso un lavoro di montaggio molto interessante, molto molto interessante. Ma perché mi fu proposto quel libro, io lo trovavo molto interessante per me lavorare su qualche cosa che non fosse, che fosse così popolare, ed era una storia che mi consentiva di lavorare sulla mia memoria, su una storia d'amore che non avrei mai altrimenti fatto, e mi è sembrato giusto. Ma insomma, il film ha avuto successo per essere un film italiano abbastanza difficile, tosto, però il successo del film è chiaramente dovuto alla popolarità del libro, anzi poteva avere molto più successo per la popolarità del libro, il film in realtà. Credo che è solo per il titolo che il film, un film così, diciamo, non semplice sia potuto arrivare a una quantità non enorme, ma insomma una buona quantità di spettatori.